Se sei un tipo che ama la produttività e l'organizzazione, ti consiglierei di provare Notion e magari, perché no, portarci un video. Mi scriveva Francia 445 due settimane fa e io ovviamente come faccio a dirle di no, dato che lo uso da praticamente un casino di mesi, quasi un anno, e credo sia uno dei migliori sistemi per prendere appunti. Come potete vedere ce l'ho qua dove ho scritto questo video e ovviamente posso averlo anche sul computer perché è cross platform. Ma prima di iniziare andiamo a vedere perché dovrei sostituire i miei quaderni con Notion. Infatti i quaderni hanno diversi svantaggi. Per me di tutto il primo svantaggio sono io ad utilizzarli. Sono particolarmente disordinati e non si capisce un belino di niente. Ma inoltre pesano nella cartella, ragione minoritaria, anche perché una volta arrivato a scuola lasci la cartella per terra e hai finito. Ma soprattutto mi viene fastidioso dover dividere la parte teorica e la parte pratica nei quaderni come fisica, che ci sono un sacco di esercizi fatti male, seguiti da una teoria che è una striscina lunga così piccola contro 5-10 pagine di pratica che vanno a dare fastidio. Ho trovato la soluzione a tutto ciò con un'app chiamata Notion. È un'applicazione sia per telefono che per tablet che per computer, come la potete vedere in questo momento, cui utilizzerò principalmente, ma sono veramente uguali. È cross platform sia iOS per l'appunto che Android. Inoltre c'è la versione web come sito internet, quindi veramente pazzesco. Come possiamo vedere è uno spazio di lavoro diviso in pagine con la piccola emoji accanto che puoi scegliere, che cura il lato estetico e apprezzo particolarmente. All'interno di ogni pagina troviamo tutti gli argomenti di tale materia, come per esempio di matematica ho fatto l'argomento delle rette. Abbiamo tutte le formule delle rette, come vediamo ogni riga possiamo selezionarla singolarmente e viene chiamata blocco. Se io per esempio provo a scrivere una nuova riga e fare slash e poi scrivo qualcosa, posso trasformarla in un casino di cose, ovviamente nel testo scritto normale, ma anche per esempio trasformarla in un elenco puntato, in un titolo, una lista a punti, una lista numerata, la posso aggiungere tabelle, database, veramente tutto quello che ti può servire. Infatti io l'utilizzo anche per organizzare tutte le mie idee dei video. Come potete vedere anche questo copione è stato scritto con Notion. Si possono aggiungere anche immagini in un modo terribilmente semplice. Faccio così, prendo un'immagine dal desktop, la schiaffo dentro e lui l'aggiunge, proprio semplicissimo, la carica e la potrei vedere su qualsiasi dispositivo. Altro motivo per cui mi piace particolarmente è che io posso fare quick find, cercare una parola, per esempio Petrarca, e qui mi trovo tutte le pagine con all'interno scritto Petrarca, la pagina di Francesco Petrarca, tutte le sue poesie dove ho scritto Petrarca, tutte le pagine dove è contenuta tale parola. Veramente una figata. Io quindi su Notion scrivo principalmente le parti di teoria, ovviamente posso favorire materie come italiano, storia, geografia, quando lo facevo, ora non la faccio più, filosofia, diritto, che sono principalmente discorsive, quindi pagine come italiano, filosofia sono molto popolate. Ovviamente tutto dipende dall'organizzazione, per esempio italiano l'ho organizzata molto bene e sono abbastanza soddisfatto. Poi invece se vado in filosofia possiamo vedere che è tutto un po' uno scempio, cioè ho scritto le cose ma giusto ai elenchi puntati. Funzione veramente figa perché ti permette di nascondere in uno spazio veramente limitato tantissimo contenuto, è veramente comodo se vuoi fare gli argomenti, però io consiglio principalmente di fare delle pagine per ogni argomento se particolarmente importante. Infatti filosofia probabilmente lo cambierò a breve, dato che non mi piace. Quando ci sarà la verifica, no, prima, lo riorganizzerò. Tra l'altro il simbolino accanto alla pagina può tornare veramente utile. Infatti se io faccio una nuova pagina, slash page, e posso mettere un'icona. E a me per italiano è servita molto sta cosa. Infatti, ad esempio, in Astagio degli Onesti, io non mi ricordo che novella è, però ci ho messo queste icone dove ci sono due che si baciano e più o meno mi torna in mente che senso aveva sta novella. Signori, non so per quale ragione, ma durante la realizzazione del video, uscendo completamente dagli schemi del copione, mi sono messo a spiegare la novella di Nostagio degli Onesti del Decameron. Allora ho deciso di lasciarla alla fine del video, così almeno che se vi interessasse, è un piccolo riassunto fatto a modo mio, non andate interrogati assolutamente con tale preparazione, perché vi danno due, però almeno, non lo so, così ve l'ho lasciata, tanto per non eliminarla. Va bene, dai, ma posso dire qualcosa di più interessante piuttosto che la novella di Nostagio degli Onesti? Tipo anche qui, no? Landolfo Rufolo, bandiera dei pirati, diventa un pirata. Easy, lo capisci subito. Tra l'altro, signore, completamente gratuito. Prima ti faceva pagare 4 euro al mese per avere blocchi illimitati. Attualmente sono totalmente illimitati, quindi veramente pazzesco, potete utilizzarlo senza alcun limite. L'unico limite che potrete trovare, se andate qui nella sezione Settings Upgrade, come potete vedere sul piano free, non c'hai la possibilità di avere infiniti
file uploads in termini di spazio, solo 5 megabyte, che però bastano per foto, quindi è veramente pazzesco. Gente, però non vorrei prendervi in giro, ovviamente questi li uso ancora, soprattutto a scuola. Io mica vado a scuola e uso il telefono per prendere appunti, oppure ancora meno il computer, che come vi ho fatto vedere non costa proprio due soldi, che non ho assolutamente voglia che la gente dica ehi, ma rubarlo oppure rovinarlo perché sono stupido non è proprio il mio obiettivo. E oltretutto sarei l'unico ad avere il computer in tutta la classe se non l'istituto, quindi no grazie. Quindi continuo ad utilizzare quaderni del genere a scuola. Io ho molti compagni tech enthusiast, quindi molto tecnologici, che alcune volte fin troppo. Loro vanno a scuola utilizzando l'iPad, quello 10.2 più economico che c'è, e lo utilizzano in classe. A me sembrava una buona idea, però poi dopo aver provato un tablet Android ho detto... Allora vi lascio un sondaggio sul canale, potete trovarlo nella descrizione se ci riesco, altrimenti andate nel canale della sezione community, dovrebbe esserci. E vi chiedo, ma voi lo utilizzereste mai un tablet per scuola? Perché io sinceramente avrei una paura cane che me lo rubassero, rompessero, lo rompessi io e poi non potrei accedere più a nessun libro. Non lo so. Ditemi un po' la vostra, comunque continuiamo con il video. Ma in realtà è anche raro che utilizzi quaderni, perché normalmente se il professore spiega ok uso il quaderno, però se è possibile o sottolineo il libro oppure prendo appunti a lato del libro, così da poi poter tornare a casa e mettere tutto qua sopra. Quindi in pratica questo serve per rielaborare Notion e non per prendere appunti da scratch, da niente. Ovviamente se sei all'università e puoi farlo, di prenderli da zero, cioè figata, meglio che non farlo essenzialmente. Ovviamente in DAD li prendo direttamente da qui, neanche a chiedere. La figata è che non sono dei documenti finiti, chiusi, standard, che l'hai fatto, l'hai salvato, che non lo tocchi più, bensì puoi modificarli sempre. Se vado nella sezione italiana, io posso andare su questo pezzo di Petrarca della sua vita, guardare tutte le cose, se voglio modificarlo in tempo reale, oppure sottolineare una cosa perché mi torna utile, cambiare il colore di questa cosa, metterlo come tipo codice, non so per la ragione, perché puoi anche utilizzarlo per esempio per informatica. E quindi in qualsiasi momento posso anche aggiungere una semplice sottopagina, anche solo per chiarificare dei concetti che non sono stati particolarmente assimilati bene. Se volete c'è il link in descrizione, non mi paga niente questa cosa, proprio assolutamente, cioè potete andare su internet e cercarlo che non mi cambia niente. Ok, passiamo alla novella di Nastagio degli Onesti, detta così, su due piedi. Il breve riassunto di questa novella: c'è questo qua che vuole questa qua, solamente che questa qua è una di legno, che non proprio non ci pensa neanche, dato che è anche più ricca. Allora sto qua è triste, va in campagna, trova l'inferno sceso in terra di una che viene squartata dall'amante, gli taglia il cuore, perché essenzialmente nella vita terrena non gli aveva soddisfatto il suo desiderio d'amore, non l'aveva ricambiato. Quindi chiama quella nobile che gli piace e dice vieni qua, guarda cosa succede se non me la dai. Allora sta qua dice calma, non voglio fare questa fine, facciamo quello che c'è da fare. Quindi, niente, finisce così, felicemente, e si sposano. Vi ricordo che diverso tempo fa avevo fatto un video con un esperto dell'apprendimento, Alessandro De Concini, su come studiare meglio. Se volete potete andarvelo a vedere. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così potete lasciare un fantastico like e nel caso iscriversi. Ci si vede presto con un nuovo video, presto significa tipo tra 3-4 giorni, vediamo. E niente gente, ciao!